Buongiorno, chi del libro Zoro, chi della medicina per l'anima, vi ricordo sempre i nuovissimi libri, Occhi delle storie e personaggi, quarta edizione, che trovate Orchidrea su Amazon in versione cartacea, Occhi della medicina per l'anima, solo versione ebook lo trovate su Amazon. Allora, giovedì facciamo un video su come mantenere la nostra salute e influiscono anche le orchidee, questo lo faremo in un altro video. Quello che mi sono dimenticato l'altra volta, che c'era un punto che volevo dire che ho la memoria ultimamente che perdo la memoria, allora era di mantenere un pH piuttosto alcalino, cioè piuttosto sul neutro alcalino nel nostro corpo, perché i tumori si sviluppano in ambiente acido, per cui bisogna cercare di mantenere un ambiente alcalino e questo si fa mangiando, non mangiando cose che acidificano. Una buona regola sarebbe, e tanti lo promuovono questa roba qua, se cercate, tanti vi dicono la mattina, tutte le mattine a digiuno, bere un bicchiere d'acqua tiepida con spremuto dentro un limone o mezzo limone, come vi pare, e un po' di bicarbonato. Allora, potete scaldare l'acqua tiepida, gli spremete dentro un po' di limone, poi aggiungete del bicarbonato e vedete che fa le bollicine, ecco, quando finite fare le bollicine lo bevete, non è particolarmente sa di niente, comunque è una cosa che cioè alcalinizza, per cui questo va bene. Tanti medici lo consigliano questa roba qua, è una roba da fare tutte le mattine. L'altra volta avevo messo, nel primo video che abbiamo fatto così sulla salute, due link sotto, uno del professor Franco Berrino e uno di Joseph Pamier. Non so se qualcuno li ha visti questi video qua, sono importanti su cosa mangiare, perché non bisogna mangiare porcherie e bisogna eliminare tante cose dalla nostra dieta. E guardate che la salute è la cosa principale, dopo uno può morire lo stesso per mille motivi, però cominciamo a aiutarci non mangiando porcherie, non bevendo bibite zuccherate. E sul, per esempio, il pane. Io sono venuto su che mangiavo pane, soprattutto pane, pane e polenta. A casa mia si mangiava polenta quasi tutti i giorni. Qui al nord si è sempre mangiata tanta polenta. E allora si faceva la polenta, era una cosa ottima. Il pane è tanto pane, si mangiava pane con qualsiasi cosa. Oggi il pane è una cosa diversa dal pane che mangiavamo allora. Perché il pane, come dice il professor Franco Berrino, dovrebbe essere fatto di farina, acqua, un pochettino di sale e un pochettino di lievito. Invece c'è dentro un sacco di cose nel pane. Uno dei consigli che dà Franco Berrino è quello di controllare sempre le etichette dei cibi che compriamo. E dice, se sei di fretta così che non potete rileggere tutto, guarda, se sono più di 5 ingredienti non comprarlo. Perché oggi si mangia tanti cibi che sono industrializzati, con dentro un sacco di cose, cioè deve essere un prodotto più naturale possibile, non industrializzato. Guardate poi il video di Franco Berrino e quelli di Joseph Pamier. Franco Berrino su come mantenersi in salute e su Joseph Pamier sulle piante che ci aiutano. Le piante sono tante piante, ma tante piante che costano una stupidaggine, la stevia e tante altre piante che hanno una grossa influenza sulla nostra salute. D'altra parte ci sia sempre un tempo ci si curava con le piante. In uno di questi video di Joseph Pamier c'è una pianta che è stata la stevia. Per un certo periodo è stata proibita la coltivazione della stevia perché era stato brevettato il principio attivo. Però diceva Joseph Pamier, se il farmaco che contiene il principio attivo è molto più concentrato della stevia naturale funziona meglio anche se ha meno principio attivo. Comunque guardate questi video, vi metto su ancora il link di questi di due, ma poi ce n'è tanti, di Franco Berrino ce n'è tantissimi, di Joseph Pamier ce n'è anche di tanti, la maggior parte sono in spagnolo, qualcuno ecco i sottotitoli in italiano. Comunque oggi, dato che si può fare anche col traduttore automatico a tradurli, io penso che, cioè, penso, è la cosa più importante è la salute. Se c'è la salute tutto il resto si risolve, se non c'è la salute tutto il resto non serve a niente, ci vuole la salute. La salute è il bene più importante, per cui cerchiamo di aiutarci a mantenere la buona salute. Poi parleremo anche che con le orchidee danno una grossa mano per gli appassionati e per gli altri non funziona. Ok, a domani.